25 marzo 2021, giuro di fare Ottava, nuovo format di Stato Quotidiano, futuro sviluppo associazionismo politica. Oggi siamo con il dottor Alfredo De Luca, l'avvocato Innocenza Sarace, co-portavoci dei Verdi di Manfredonia. La fotografia ad oggi, marzo 2021, di Manfredonia, come bellezza, come ricchezza, come futuro? Allora, è in crisi come tutta l'Italia ovviamente per il Covid, e noi forse più di tanti, perché tante economie in nero che non ha avuto nemmeno un ristoro, un aiuto dallo Stato. E questo ovviamente poi in queste situazioni si paga. Però, siccome la parola crisi è alla stessa radice di crescita, possiamo ben sperare per il futuro. Perché? Perché nel momento in cui ci sarà qualunque amministrazione politica e non l'attuale amministrazione puramente burocratica, assolutamente inutile, di netta, sicuramente. Vi ponete, ho compreso, vi ponete in modo contrario all'attuale gestione della Commissione? Assolutamente, sono due anni che noi stiamo proponendo attività, stiamo proponendo idee, ci siamo scontrati tante volte con loro, pochissimi atti hanno trovato il nostro appoggio e sono veramente seconda sulla punta delle dita. Per il resto hanno veramente fatto male. Perché? Perché sono burocrati che non hanno alcuna visione del futuro. Noi abbiamo bisogno invece di una classe politica nuova, rigenerata rispetto a quella che c'è stata fino adesso, capace di avere un'idea del futuro di Manfredonia, quindi, per i prossimi 10-20 anni. Quindi non ritenete, diciamo, che in verità non dovevano, come qualcuno ha detto, amare la città per forza di cose, dovevano svolgere il loro ruolo in modo tecnico, svolgere attraverso atti di ordinaria amministrazione. Per voi non l'hanno fatto questo? Hanno fatto a malapena questo. Ok, perfetto. D'altronde abbiamo manifestato più volte gli errori, abbiamo illustrato denunciato più volte, certo. Più volte abbiamo denunciato la Procura della Corte dei Conti, abbiamo fatto di tutto, certo. Ma contro di loro, così come negli ultimi mesi dell'amministrazione Riccardi. Noi Lei è stato consigliere comunale, l'avvocato Starace anche assessore all'ambiente. Quali sono state di fatto, diciamo, le conseguenze di questo scioglimento per le infiltrazioni, per accertate infiltrazioni della criminalità in consiglio? Allora, ad oggi, guardandole dopo due anni. Allora, in realtà, diciamo, come sanno tutti, non sono poi seguiti accertamenti penali, giudiziari rispetto a quelle che erano le contestazioni. Quindi credo che il problema sia quello che abbiamo detto prima, cioè lo scioglimento ha comportato che chi è venuto a occuparsi della nostra città non ama particolarmente, diciamo, esporsi rispetto a quella che è l'ordinarietà. È una caratteristica, è un modo, è una scelta di fare, e quindi ovviamente nulla va avanti. Quindi non vedete che ci siano state, so che è difficile, qualcuno possa dirlo, delle responsabilità che poi hanno determinato, non parlo dello scioglimento di tipo politico, ma lo scioglimento per le infiltrazioni, dato che come avvocato sa anche bene che non è solo la sussistenza del legame fra politico, ma soprattutto anche, per esempio, le proroghe e altre situazioni. Onestamente non credo di poter dare io un giudizio, proprio perché sono avvocato, sono, diciamo, abituata a guardare i fatti, le carte, i processi, e ho uno sguardo garantista. Quindi io a oggi, diciamo, finché non vengono accertate, credo che fino a questo momento non ci sia nulla, mi è impossibile, perfetto, dire questo, perfetto. Se non sul danno, diciamo, tra l'altro al di là dello scioglimento. C'erano già state le dimissioni del sindaco Riccardi, certo. Comunque tra gli attori, appunto, della cessazione dell'amministrazione, c'è stato anche un consiglio comunale che ha preso determinate decisioni. Ecco, guardando dall'interno invece, poiché lei è stato assessore all'ambiente, ma per entrambi, come mai c'è stata tutta questa continua variazione di chi era assessore dell'ambiente, fra le varie situazioni abnormi, anomale? Poi, perché ho una mia opinione, cioè, diciamo che l'assessorato all'ambiente
è veramente, io l'ho vissuto come un'esperienza bellissima, e non rinnegherei mai quello che ho fatto, anche se ha avuto un alto prezzo per me. Tutto quello che ha a che fare con l'ambiente in ogni caso ti mette in risalto. Quindi io credo che ci siano vari motivi. Io posso parlare per quello che riguarda me, perché ho partecipato a quelle che erano le continue richieste di altri di entrare nel mio assessorato, e comunque il sindaco ha dovuto a un certo punto cercare di, come dire, di salvaguardare la maggioranza, certo. E quindi ha deciso di togliermi quell'incarico, che però ha portato a fare cose credo molto importanti per la città. Sì, ma non era naturalmente contro la situazione generale. Poi c'è il tema dell'ASE. Ok, spostiamoci sull'ASE. Sull'ASE invece... Che ASE è sempre stato un grave vulnus per l'amministrazione. Dal 2013, quando ci fu il famoso ripiano dei debiti, in poi non è riuscita a farla decollare, non siamo riusciti a prendere, a mantenere i contratti, ve lo ricordate, di Zapponete, di Vieste, quindi non siamo riusciti a gestire, ha creato solo problemi ASE nella sua gestione, ecco perché anche il cambio di tutti quegli amministratori unici in questi anni. E l'unica cosa che devo dire, io... mi sono meravigliato che sia rimasto Barbone per un anno e mezzo. Fin troppo rispetto a quella, ma non per le sue qualità personali, non discuto, ma proprio perché una volta che hanno azzerato tutta l'amministrazione hanno lasciato in piedi solamente una nomina politica in capo a Barbone. Avrei visto immediatamente un cambio di passo per ASE, cosa che è avvenuta solo adesso. Su questo semplicemente volevo dire che ancora una volta però l'amministratore che è stato scelto non è territorio, quindi è una persona che della nostra realtà non ha nessuna conoscenza, mai come per ASE secondo me invece era necessaria una conoscenza del nostro territorio. Andiamo verso il futuro, davvero vi chiedo di essere sintetici, ci sono tre indicazioni di massima voi come co-portavoci dei Verdi che avete per le prossime amministrative e come vi siete organizzate, che prospettiva, che riflessione per le alleanze? Iniziamo da quest'ultimo punto. Noi stiamo ovviamente nell'ambito per ora del centro-sinistra, come già nella scorsa occasione abbiamo lavorato con le liste civiche, ci siamo presentati con la lista civica l'altra volta con il Movimento Est, oggi stiamo cercando di costruire una nuova lista civica in cui vorremmo mettere all'interno sia la parola civica sia la parola ecologista, perché riteniamo che debbano esserci entrambe le visioni del futuro. Sulle visioni del futuro noi abbiamo finito proprio in questi giorni di preparare un programma di massima con cui vorremmo interfacciarci con altre liste, con altri movimenti politici e soprattutto tutte quelle realtà che sono nate in questi due anni fondamentalmente, che sono presenti per ora solo sui social, ma per ovvi motivi anche di pandemia. E con cui speriamo di cominciare a interloquire e trovare dei punti di contatto. Una cosa è sicura, dobbiamo cambiare, ripeto, un programma è talmente denso di cose che non possiamo parlarne ora. Lo metteremo sicuramente a disposizione dopo che facciamo un incontro con tutti i nostri associati e lo presenteremo come piattaforma su cui lavorare. Ma la cosa importante è la trasparenza. La scorsa amministrazione è andata malissimo non sui contenuti di per sé, quanto sull'incapacità di poter gestire nel quotidiano le situazioni, perché ognuno voleva qualcosa, un assalto alla diligenza continua, troppe persone che volevano e questo ovviamente non è andato bene. Oggi ci vuole trasparenza, ci vuole in una eventuale coalizione e ci vogliono patti chiari, come si dice, amicizia lunga, per evitare quello che è successo, perché siamo in una situazione terribile dal punto di vista economico, quindi non ci sono soldi da spartire, non è il periodo delle vacche grasse ma quello delle vacche magre e quindi bisogna cercare di fare quasi un'opera di volontariato nel presentarsi e amministrare questa città. Chiarissimo, ringraziando Alfredo De Luca, Innocenza Starace, co-portavoci dei Verdi di Manfredonia, grazie a voi, Giuro di fare. Grazie, grazie, arrivederci.